Buongiorno amici, oggi di nuovo qua vi faccio vedere un'altra ricettina un po' inusuale, un po' diversa dalle solite, che è una frittata, ma una frittata particolare perché è una frittata giapponese che si chiama tamagoyaki. Tamago vuol dire uovo, yaki fritto, uovo fritto, quindi frittata. È fatta con una padellina particolare, non è l'originale, questa l'ho trovata da Casanova. Non è originale perché loro ce l'hanno più grossi e di ferro, però questa va bene per fare il nostro procedimento, va benissimo, e anche gli ingredienti sono un po' modificati. L'importante è che le vostre padelline siano antiaderenti e ben unte. Andiamo avanti col procedimento, a dopo. Bene, per circa due persone mettiamo tre uova. Sale, un pochino ma proprio poco di zucchero, un cucchiaio di soia. Loro usano il mirin, ma noi mettiamo del vino bianco, che il mirin è un vino di fatto di riso. E basta, perché poi loro mettono anche un brodo di pesce, ma questa qui la facciamo molto semplice. Allora, abbiamo sbattuto le uova, cerchiamo di non fare molta schiuma. Ungiamo bene la padellina con un po' di carta. La ungiamo anche nei lati, perché poi andrà così, non si attaccherà, perché vi farò vedere che tipo di procedimento ha. Vediamo che sia bella calda, il fuoco basta medio ma abbastanza sul basso, non proprio. Iniziamo a mettere il primo strato, non molto, piuttosto sottile. Iniziamo a rotolarla. Tenendovi così in verticale, che così vi aiuta. Stacchiamola bene, la facciamo attaccare un pochino e la riportiamo all'inizio, in fondo, così cerchiamo di girarla un po', magari così rimane attaccata, così. Mettiamo l'altro strato, sempre uguale, sottile, facendo in modo che vada più sotto alla frittatina. Così si attacca e iniziamo di nuovo a rotolare. Sempre tenendola un po' in verticale, così va da sé. Pronti? Rimandiamo in fondo. Rifacciamo l'altro strato, facendolo andare sempre sotto un pochino, arrotoliamo ancora. Poi vedete voi, io questo l'avrei finito così. Questa diciamo che è una porzione. E adesso loro hanno un coperchietto
di legno che, se la portano bene così nel bordo, la schiacciano e loro la fanno sul quadrato. Purtroppo io quello non ce l'ho, ma va benissimo ora come vi faccio vedere che con la pellicola farò un rotolino. Prendiamo il nostro rotolino di frittata, gli diamo una forma più rotonda, o anche se volete schiacciate la fate quadrata, ma è bella anche così. Facciamo una caramella, e la lasciamo un po' riposare per tagliarla. Bene, le nostre frittatine hanno riposato un pochino, cominciamo a tagliare. Mettiamo, posizioniamo. Mettiamo un goccino di soia, io avevo dei germogli di soia, per dargli un po' di colore ho messo delle bacche di ribes. Vedete un po' come metterle. Ecco, io direi che il nostro antipastino è pronto.